Iniziamo con questa società un percorso che mi auguro si concretizzi appunto in una svolta decisa, profonda, innovativa per i colleghi italiani e anche per quelli stranieri, che con passione e entusiasmo si dedicano alla chirurgia articolare e non solo. Il nuovo logo della società che qui vedete è, diciamo così, che racchiude un po' la storia di una parte della comunità ortopedica italiana. Da una parte, questo è il logo, da una parte la FIA, quello che nel 1980, il gruppo che nel 1980 aveva fondato il gruppo italiano di artroscopia, che poi è diventato Società Italiana di Artroscopia, che ha segnato una svolta epocale nella storia della chirurgia ortopedica, che paragonerei oggi all'avvento degli smartphone, a quello che è stata la domotica, per quello che riguarda la vita di tutti i giorni, e che una svolta che attraverso questa nuova metodica chirurgica ha permesso anche talvolta di rivedere alcuni concetti di anatomia articolare, di fisiologia, di fisiopatologia della articolazione stessa. Ed attraverso l'esperienza, la passione e la dedizione di quasi tutti i chirurghi ortopedici della mia generazione, di quella che mi ha immediatamente seguito, sull'esempio dei pionieri, alcuni sono qui davanti a me, che ci hanno preceduto, siamo riusciti a perfezionare, a comprendere, a trasmettere attraverso congressi, corsi, cadaver lab, eccetera, eccetera, le basi di questa tecnica chirurgica che comunque richiede ancora oggi grande dedizione e una curva di apprendimento molto, molto lunga. E sempre nel nuovo logo della SIA esiste tutta la storia di quello che è stata precedentemente la chirurgia del ginocchio, la Società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, la Società Italiana di Traumatologia dello Sport, dell'esperienza della società che studiava il trattamento delle lesioni articolari e non ultime, non meno importante, l'esperienza delle innovazioni tecnologiche degli ultimi 20 anni. La costituzione di questa nuova società, grande società, mi piace vedere come un grande gruppo di lavoro, mi piace pensare come un grande gruppo di lavoro, è stata abbastanza lunga e faticosa e l'abbiamo iniziata almeno 3 anni o so. Sempre un gruppo di amici della Sigasco, Giuseppe, Pietro, Massimo, Vincenzo e con gli amici della SIA, Piero, Enrico e Dio. Enrico Gervasi e Dio. Io, come appassionato di mare e di montagne, ho affrontato questo percorso con un grande impegno ed entusiasmo, con la convinzione che il tempo era maturo per un cambiamento. Forse anche il fatto che il percorso della mia vita, sia chi mi conosce lo sa, per ragioni familiari, di studio e di lavoro, è sempre stato un po', movimentato, imponendomi di abituarmi spesso a viaggiare, a studiare, a lavorare, a aggiornarmi. Ho dovuto abituarmi a cambiare casa, abitudini e amici. Ma per me viaggiare comunque è stato una grande esperienza, cambiare ambiente, cambiare realtà, uno straordinario modo di crescere, direi. Viaggiare ci obbliga infatti a perdere di vista quella che tutti definiamo la nostra comfort zone, nella nostra casa, nella nostra città, dei nostri amici, dei nostri colleghi. Ci si sente un po' costantemente fuori da questo equilibrio. Nulla è più nostro se non l'essenziale, l'aria, mare, il cielo. Sarà per questo che quando mi sono trovato coinvolto in questa avventura che finalmente poteva rappresentare una svolta nella storia di una grossa parte della comunità ortopedica con la costituzione appunto di una nuova società che coagulasse uomini con passioni e interessi comuni, mi sono prodigato con il gruppo di amici che sono qui con me per il buon fine del progetto. Troppo spesso però l'elogio al cambiamento si ferma sulla soglia di casa. Va bene fino a che non ci riguarda. E allora dobbiamo scegliere il tipo di cambiamento che vogliamo, il nostro o quello degli altri. Il primo richiede energia, coraggio, determinazione nella costruzione del nostro futuro. Il secondo ci condanna al ruolo di spettatori e potenziali vittime del cambiamento stesso. Il mondo attuale è caotico. Giuseppe, è molto complesso e i problemi che dobbiamo affrontare cambiano da un giorno all'altro. Questo scenario richiede flessibilità e capacità di adeguarsi in tempo reale ai cambiamenti.
La velocità di risposta a quello che non possiamo prevedere è l'unica arma che abbiamo per batterci ogni giorno. Rifiutare il cambiamento a priori significa rifiutare il nostro futuro. Oggi sono profondamente convinto che ogni storia di successo si basa sulla nostra capacità di assumersi la responsabilità e l'impegno di imprimere una svolta culturale ad un certo tipo di pensiero. Il cambiamento è una forma più potente che abbiamo a disposizione per costruire qualcosa di importante. Invito pertanto i più giovani ad entrare più preparati in questo grande progetto di costruzione che rappresenta la SIA Gascoli, preparandovi alla squadra che dovrà formare il vostro futuro. Voi avete la grande occasione di mettere tutto quello che siete, i vostri sogni, le vostre qualità, in questo progetto per cercare di migliorarlo, di crearlo un futuro come vorrete. La forma e il significato della società in futuro dipenderanno dai vostri ideali, dal vostro modo di pensare e di agire. Ognuno di voi può contribuire a questo. Con gli uomini spesso inseguono il proprio comodo e questi si condannano a vivere una vita in una prigione che si sono autocostruita. Chi guarda solo se stesso non sarà mai una persona libera, perché non ha altro spazio se non quello limitato del proprio specchio. E voglio concludere ricordando appunto che nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione. E quindi auguri alla SIA Gascoli, auguri a tutti noi e buon proseguimento.